l'acqua la ritroviamo sempre in Dante. È un percorso, quasi l'acqua attraversa l'inferno su questi diversi stagni, paludi, ruscelli che scendono fino nel profondo dell'inferno, e però è anche un percorso quasi carsico dell'acqua, quest'acqua invece purificatrice, è l'acqua purificatrice che manca in tutto l'inferno e alla fine lo ritroviamo, che sgorga in cima come Dante che sale, esce e poi la ritroviamo dalla vetta del monte Purgatorio, dall'Eden che scende, i due fiumi, quello che fa dimenticare il male commesso e quello che invece fa ricordare il bene, tutto il bene, quindi quello che permette di accedere al paradiso, quindi l'Eté e Unoé, i due fiumi del paradiso terrestre. E quindi questo senso dell'acqua che purifica, Dante è bellissimo, lo vedremo nel primo canto del Purgatorio, solo l'anticipo, solo questo percorso di purificazione, di togliere la cenere dal volto, con la rugiada del mattino che si trova sulle spiagge del Purgatorio. Questo percorso di purificazione è quello anche che fa crescere le piante rinovellate di novella fronda sulla vetta del Purgatorio. È la vita che rinasce. E quindi è anche Dante che rinasce, quindi...